Ciao a tutti, nuovi veterani nel mondo dell'aviazione, io sono Raid e bentornati sul tutorial a bordo del 777. Abbiamo imparato a conoscere un pochettino i sistemi, abbiamo imparato a inserire la rotta all'interno del CDU, è ora di accendere i nostri GE90. Quindi in questo tutorial parleremo della Before Start Procedure, quindi della procedura di preaccensione, ve la traduco, a volte me lo chiedete. Quindi l'accensione dei motori. Iniziamo a vedere anche un pochettino i sistemi, come funzionano, ve l'avevo anticipato già nel primo tutorial, faremo il pushback e il taxi, ok? Poi, da qua in poi faremo il tutorial per il decollo, poi se siete nuovi potete andare a vedere sul mio canale un po' come faccio normalmente i tutorial, per quelli che già mi conoscono è sempre la solita linea, ok? Quindi, allora, partiamo subito con la prima cosa da fare, cioè andarci a accendere l'APU, Auxiliary Power Unit, che si trova esattamente sull'overhead, in questa posizione, questo switch. L'APU si accende in automatico, quindi una sequenza automatica di accensione. Vedrete che nel momento in cui io vado a girare il selettore su start, in automatico la left forward fuel pump si accende e quindi andrà via la scritta press. L'APU va a prendere il carburante dalla left manifold, quindi da tutta questa sezione di sinistra, e può utilizzare una delle due pompe AC. Volendo, come forse vi raccontavo nello scorso tutorial, l'APU ha una sua pompa DC che serve per accendere l'APU in caso in cui noi dovessimo, ad esempio, accendere l'aeroplano senza andare a utilizzare la Ground Power Unit. Quindi va a prendere l'energia in DC dalla batteria, usa la sua pompa carburante in DC e dà carburante poi all'APU. Una volta che poi si accende l'APU, quella pompa si spegne e va a utilizzare le pompe AC del sistema del left manifold. Ok? Quindi molto semplice l'accensione dell'APU. Andiamo a girare il selettore su on. Guardate che parte la sequenza in realtà. Quindi inizia già tutto un sistema di self-check. Va ad azionare tutte le varie flap open per accendere per l'aria che entra all'interno dell'APU e va a accendere anche la pompa carburante. E poi lo mettiamo su start. Come vedete, basta tenere premuto e ritorna il selettore su on. Andiamo a vedere adesso qua sotto, andando su stat. Vedete che abbiamo tutta la sezione dedicata all'APU. Quindi vediamo che abbiamo gli RPM che salgono, abbiamo l'EGT che sale. Molto bene. Ora, quando gli RPM arriveranno al centro, l'unica cosa che dobbiamo noi aspettare è che qua venga fuori il nome APU Running. Molto bene, come vedete gli RPM sono a 99.9, arriva al 100 e avremo APU Running. Eccolo qui, APU Running, il che vuol dire che l'APU funziona. APU Bleed, l'APU Bleed è sempre su auto, lo vedete da qui, ok? Quindi in questo momento è partito il sistema di reazione, lo possiamo andare anche a controllare nei nostri vari sistemi, quindi sistema elettrico per esempio abbiamo l'APU che entra, ok, ora vi faccio vedere un'altra cosa, i più attenti l'avranno già notata, andiamo a vedere su air e vediamo che l'APU sta dando pressione a tutto il sistema, aria condizionata eccetera eccetera eccetera. Avrete già notato una cosina molto interessante, come vedete una delle due external power si è spenta, la secondary external power si spegne. Ora, a seconda del tipo di source di energia che noi abbiamo, l'aeroplano va a scegliere, secondo un livello di gerarchia, qual è la source di energia migliore da utilizzare. Ma attenzione, il 777 ha sempre bisogno di due source di energia, se no inizia a tagliare i sistemi, come ne parlavamo nel primo tutorial. In questo caso non gli servono tre sistemi che danno energia, ma abbiamo l'APU accesa, sta dando energia all'aeroplano, abbiamo la primary external power che sta dando energia all'aeroplano, il che è tutto perfetto, e poi abbiamo la secondary external power che è available ed è lì pronta nel caso in cui succedesse qualsiasi cosa. Quindi sì, questo aeroplano va a gestire i sistemi a seconda di quello che gli serve in quel momento. Ora iniziamo tutta la nostra procedura di before start. E partiamo. Allora, prima cosa, ci sono delle cose un pochettino meno sistemistiche, tra virgolette, da gestire. Abbiamo l'APU on, andiamo a controllare che la flight deck door sia chiusa. Andiamo a vedere che i nostri CDU siano settati. Allora, normalmente
il pilot flying si tiene le take-off performance e il pilot monitoring si tiene il legs, la pagina legs, così nel caso in cui ci fosse un diretto ad esempio da fare, il pilot flying può volare l'aeroplano e il pilot monitoring gli può inserire i diretti, gli può gestire comunque tutta la parte di FMC. Noi siamo i pilot flying in questo momento, fate un po' come siete comodi, qua sinceramente non è una cosa che possiamo anche sorpassare dalla realtà. Abbiamo settato il nostro pilota automatico, vedrete sicuramente dei valori diversi rispetto al primo video o al secondo video in cui abbiamo parlato del pilota automatico, perché lo sto facendo in un altro giorno, quindi sono cambiati sicuramente dei valori e non posso mettere sempre i soliti, quindi vabbè, vedrete sicuramente delle robe leggermente diverse, ma non importante. Quindi questo è il momento in cui si dovrebbe fare un briefing, ok, di taxi e un briefing di decollo. Non lo faremo perché ci vogliamo concentrare sull'aeroplano, ma è proprio adesso, prima di partire con tutti i sistemi, prima di iniziare il pushback, che si dovrebbe fare questo briefing. Ultima cosa, andiamo a guardare le porte, quindi cliccando su doors vediamo che le porte sono tutte su armed, quindi vuol dire che sono chiuse, armate, pronte, eccetera, ok? E poi controlliamo anche qua di avere doors auto. Ed infine controlliamo che i due finestrini dei piloti siano chiusi. In questo momento l'aeroplano è in sicurezza e pronto per tutto il resto delle procedure. Ok, andiamo sull'overhead e iniziamo a preparare l'aeroplano. In questo momento abbiamo, come vedete, la primary external power l'APU inserita. Io normalmente qua vado a disinserire l'external power, quindi solo la APU sta dando energia all'aeroplano. L'aeroplano chiaramente riesce a gestire la maggior parte dei sistemi con una source di energia. Li gestisce tutti se sono due le source di energia. E adesso vi faccio vedere. Andiamo ad accendere il sistema idraulico. Ora, il sistema idraulico ha una sequenza ben precisa da seguire. Questo per evitare lo scambio di fluido idraulico tra i vari sistemi. Seguite me. Andiamo ad accendere prima la Right Electrical Demand Pump e la mettiamo su auto e attendiamo che il fault si spenga. Andiamo ad accendere l'AC1 e AC2 electrical del sistema centrale primary. La C2 va in fault, ora ve lo racconto. E poi andiamo ad accendere la left electrical demand pump e le due C1 e C2 air drive pump. Come vedete, in questo momento abbiamo tre sistemi idraulici che stanno funzionando. Le due electrical demand pump, left and right, perché i motori sono spenti, ok? Come vi ricordo che si legge tutto dall'alto verso il basso, dal basso verso l'alto, ok? E una sola C1 pump electrical del sistema primary, ok? E perché la C2 invece è in fault? Proprio per il fatto che abbiamo solo una source di energia. Guardate cosa succede se accendo la primary external power. La metto su on e la C2 pump si accende. Esattamente come vi dicevo nello scorso tutorial, nel caso in cui l'aeroplano dovesse tagliare dei sistemi, va a tagliare i sistemi che non sono importanti in questo momento. Il sistema idraulico in questo momento noi non lo stiamo utilizzando, quindi l'aeroplano dice: ok, tu sei a terra con i motori spenti e con nessuna superficie che si sta muovendo, non ha senso per me tenerti accese tutte queste electrical pump perché non ne hai bisogno. E quindi che cosa fa? Taglia quello che non serve. Quindi adesso tolgo la primary external power e ci torna in fault il C2. Ma adesso vi faccio vedere una cosa. Lo possiamo vedere anche qua dal sistema idraulico. Quindi vado su hydraulic. Ok, vedete che questo è il sistema. Abbiamo le due demand pump dell'electrical e abbiamo poi la nostra primary pump. Adesso guardate qua. Vado a mettere giù i flap, quindi vado a utilizzare il sistema idraulico. Guardate cosa succede. I flap si stanno muovendo e la air drive pump C2 del sistema demand dà pressione al sistema. Questo perché, e questo è bellissimo ed è geniale, noi abbiamo, come vi raccontavo, i nostri tre modi di avere pressione idraulica: i motori, l'electrical pump e l'air drive pump. Non ha senso per l'aeroplano andare ad utilizzare un altro sistema elettrico per tirarti giù i flap, perché ha comunque il sistema di bleed dell'APU che tanto sta funzionando, che ti può dare pressione idraulica. E quindi va a utilizzare appunto questo RC2. Come avete visto, ha semplicemente aiutato a tirare giù i flap e si è spenta di nuovo. Ora la ritiriamo su, questo perché il sistema va a sentire che c'è uno squilibrio di pressione e che ha bisogno di tutto questo. Come vedete, in questo momento abbiamo la C2, C1 che si è aperta.
Vi ricordo che le due pompe non possono mai lavorare simultaneamente. Ok, questo è importante. Questo secondo me è un buon esempio per farvi vedere come funziona il sistema logico dell'aeroplano, che è molto interessante. Io mi sono davvero tanto appassionato a questa cosa perché è bello giocarci. Quindi giocateci, cioè vedete un po' che cosa succede. Tanto siete su un simulatore. Quando siete in volo provate a spegnere le hydraulic pumps dei motori. Vedete che cosa fa l'aeroplano. Secondo me è una cosa altamente interessante. E vi consiglio chiaramente di andare anche a leggere sul manuale, perché ci sono riportate tutte le situazioni in cui l'aeroplano può trovarsi e come si comporta poi, ok? Continuiamo adesso con la nostra checklist. Quindi andiamo poi ad accendere le fuel pumps. In questo momento non ci serve le fuel pumps center, quindi le center pumps, proprio per il fatto che, come vedete, non avremo proprio carburante qua dentro, ok? L'abbiamo soltanto sulle ali, quindi va assolutamente tutto perfettamente. Stiamo per andare a accendere i motori, quindi beacon on. Andiamo a mettere gli auto brakes su RTO. Facciamo un recall, si clicca due volte questo tastino, quindi il recall. Come vedete, quando io metto il recall esce la scrittina recall dicendo ok, tu stai richiamando tutti i master caution che ti servono. Il recall è molto importante perché a volte noi potremmo avere un messaggio di errore e clicchiamo canc per cancellarlo, per dire ok, l'ho visto, lo facciamo dopo. Però magari dopo un po' uno se lo scorda. Facendo recall richiami tutti i messaggi di errore che hai cancellato. Quindi in questo momento noi non abbiamo messaggi di errore importanti, perché abbiamo soltanto engine shutdown, che è assolutamente normale, i motori in effetti sono spenti. Poi, ultima cosa, andiamo a settare il trim. Quindi andiamo su Flight Controls e qui, come vedete, avete la sezione che vi indica la posizione del trim. Questo è molto, molto comodo. Quindi noi abbiamo un trim a 4,75, quindi io vado con il mio selettore del trim, lo porto a cabrare e abbiamo 4,75. Molto, 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 molto bene. Ci manca soltanto da fare la Before Start Checklist. Ma rifacciamo un attimo velocemente quello che abbiamo appena fatto. Quindi, togliamo la Primary External Power, perché tanto loro la scollegheranno e bisogna sempre scollegarla prima dall'aeroplano. Settiamo l'idraulica, settiamo le pompe carburanti. Come vedete, seguiamo volendo una logica del genere, ok? Non ha senso fare tutti i check andando verso l'alto. Qua possiamo crearci un flow leggermente diverso, quindi andando da sinistra verso destra proprio su questa sezione dei pannelli. E ci accendiamo quindi tutte le pompe carburante. Andiamo verso il basso, accendiamo la beacon perché stiamo per accendere i motori. Andiamo ancora verso il basso e andiamo a mettere gli auto brake su RTO. RTO sta per Reject Takeoff. E ultime due cose, sempre nel pannellino qua: Recall, Flight Controls, Trim. Easy peasy lemon squeezy. Ora quindi possiamo andarci a vedere la nostra checklist, ok, che è la before start. Quindi flight deck door closed, MCP set, abbiamo 156, abbiamo la prua della pista che in realtà sarà 330 e abbiamo 360 di altitudine. Really good. Take off speed 150, 153, 156. Normalmente io controllo anche direct take off 2 più 57, really good. CDU preflight completed, trim set 4,75, taxi and takeoff briefing completed. La beacon lui la va in automatico a rilevare, come anche il passenger sign, ok? Quindi siamo a posto, checklist completed, normal, e abbiamo la before taxi che faremo tra pochissimo. Abbiamo fatto tutto, come avete visto, come al solito lo ribadirò forse in tutti i tutorial: prima si fanno le cose e poi si controlla di aver fatto. Quindi la checklist non è una to-do list, se no si chiamerebbe to-do list, è una lista di controllo. Quindi si controlla che le cose che si sono fatte all'interno del flight deck siano corrette. Ok? Come avete visto, sono esattamente quelle che abbiamo fatto noi. Andiamo quindi a chiamare il nostro pushback e andiamo ad accendere i motori. Bene, ora in realtà ci manca un'ultima cosa. Andiamo a mettere i parking brake e andiamo a togliere i nostri ground services. È molto interessante perché, guardate, se io metto l'external power e poi vado su ground operations e provo a togliere i chocks, come vedete non si tolgono, perché lui giustamente vuole che l'external power sia prima tolta, questo anche per aiutarci ad evitare che si stacchi l'external power quando è ancora inserita senza le più accesa. PMDG bravi a fare questa cosa. Adesso che l'abbiamo tolta possiamo fare remove chocks. Molto interessante, molto interessante. Importante chiaramente mettere i parking brake, perché sennò l'aeroplano naviga per l'aeroporto. E adesso iniziamo il pushback. All right.
Andiamo. Ok. Sequenza di accensione. Assolutamente super 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 easy. Controlliamo che l'APU bleed sia su auto. È una cosa che si potrebbe anche non controllare essendo su auto, ma io lo faccio sempre. Abbiamo qua il selettore dello start del motore. Lo start del motore è completamente automatico. Mettiamo, giriamo il selettore su start, andiamo sotto e mettiamo il fuel control su run. That's it. Andiamo a mettere, chiaramente, questo è importante, questa pagina qua dei motori. Ok, quindi il lower center su engine. E come vedete i motori stanno salendo. In automatico lui va a inserire il carburante nel momento giusto, controlla esattamente come il 320, controlla che non ci siano problemi durante l'accensione, quindi temperature che si vanno a superare, eccetera eccetera eccetera. E quindi possiamo essere assolutamente tranquilli. Adesso tra poco lo starter starterà verso il centro, esattamente come su 737. Tornerà su normal. Eccolo lì. E si conclude poi l'accensione. Vedrete che poi adesso i motori si stabilizzeranno. Ecco qua. Si sono stabilizzati, si sono stabilizzate anche le temperature. Possiamo andare a accendere l'altro motore. Quindi left su start, fuel control su run. Ed ecco lì che abbiamo un'altra accensione. Molto semplice. Questo aeroplano ha tagliato tante procedure che in effetti la tecnologia può fare in automatico, e anzi forse può fare meglio di un umano, meglio di un pilota. È sempre meglio che un sistema automatico vada a rilevare se ci sono dei problemi piuttosto che lo vada a rilevare un pilota, perché il sistema automatico ha molti più, tra virgolette, occhi su tanti sistemi e quindi è in grado di anche prevedere il fatto che un problema ci potrebbe essere. Quindi ad esempio, se la temperatura sale troppo velocemente, secondo un calcolo che il computer fa, il motore viene immediatamente messo in sicurezza. Quindi viene tagliato, l'apporto di carburante, viene spento lo starter, eccetera eccetera eccetera. Ok, come vedete, engine not running è andata via, i motori sono completamente accesi. Ok, abbiamo qua dei messaggi, messaggi bianchi importanti, sono semplicemente di avviso, quindi ci dicono che abbiamo le doors su auto, l'APU running, l'auto brake su RTO e i parking brake set. Non sono degli avvisi, quindi non allarmatevi se vedete queste cose, non sono degli avvisi di warning, sono semplicemente degli avvisi che ti... sono semplicemente degli avvisi, punto, cioè ti indicano che quel sistema sta facendo quella cosa, ed è giusto così. After start procedure. Molto semplice, andiamo a spegnere l'APU, andiamo a inserire il sistema di anti-ice. In questo momento su auto non ci interessa in questo volo, chiaramente adattatevi a quello che sarà il vostro volo. Nel prossimo tutorial parliamo bene del sistema di anti-ice. Andiamo a settare i flap, li avremo con i flap a 5. Andiamo sulla pagina flight controls e andiamo a fare un controllo delle superfici, quindi full up, center, full down, center, full left, vedete, full left, e si aprono anche gli spoilers, center, full right, spoilers, center, rudder right, rudder left. Molto bene, quindi le superfici di volo sono libere, funzionano correttamente, eccetera eccetera eccetera. Andiamo a settare il transponder. In questo momento noi non siamo su Vatsim, quindi vabbè, oltretutto spawna sempre col transponder su TRA, lo mettiamo su alt off. Molto bene, per ora lo lasciamo così. Qui avete praticamente un selettore che vi permette di andare a scansionare il cielo, tra virgolette, verso l'alto o verso il basso. Ok, va a creare praticamente un tot di piedi verso l'alto, un tot di piedi verso il basso, oppure con un cono centrale. Se volete lo potete mettere verso above, oppure lo potete mettere su below. Io lo lascio sempre su normal perché è una cosa che mi dimentico, però giusto per raccontarvi il fatto che c'è. Ce ne sono oltretutto due per i vari due sistemi. Facciamo un altro recall, giusto così. Ok, abbiamo TCAS off, me lo aspetto, l'ho messo su off e quindi va assolutamente bene. Before taxi checklist: anti-ice not required, recall checked, l'abbiamo appena fatto, auto brake sono su RTO, flight controls checked, ground equipment clear. Quindi controlliamo che i vari giuspini se ne siano andati,
Direi proprio di sì, non vedo nessuno, siamo liberi e quindi possiamo fare il taxi. Oltretutto la before takeoff checklist è completata perché è soltanto un item che è i Flappa 5. Vi consiglio, giusto per livello di procedura, non cliccate norma adesso, ma lo cliccheremo poi quando siamo all'holding point della pista e siamo pronti per il decollo, e quindi faremo effettivamente la before takeoff procedure, compresa poi di checklist, chiaramente. Ultima cosa, prima di fare il nostro taxi, accendere le nostre taxi lights. Quindi accendiamo le runway turn off e le taxi lights. Easy peasy. Andiamo! Molto bene, eccoci qua all'holding point, siamo sulla 30 left, non mi ricordo oltretutto se sul tutorial del CDU ho scelto la 30 right o 30 left, però vabbè, stessa cosa, la direzione è sempre quella, procedura è sempre assolutamente quella, e ci fermiamo chiaramente all'holding point. Eccoci qua, un po' stretto qua per il 777, ma va bene. Il nostro sistema di body gear steering ci aiuta molto. Noi abbiamo due sistemi per girarci a terra: il carrello anteriore, come in tutti gli aeroplani, che si gira, e come vedete le ultime due ruote del carrello principale ruotano. Vedete che sono leggermente sostate. Queste aiutano a girare tutta l'intera coda di questo aeroplano gigantesco, e gli permette veramente di avere un raggio di sterzata fenomenale. Fenomenale, vedete? E PMDG l'ha fatto molto bene. Come vedete qua si fanno vedere, si vedono i martinetti che fanno girare tutto il sistema. Molto interessante, molto 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 interessante. Aeroplano pazzesco. Allora, stiamo arrivati all'holding point. Direi che per questo tutorial abbiamo fatto tutto, più veloce degli altri. Adesso iniziamo a fare le cose un pochettino più veloci, tranne probabilmente l'atterraggio, perché ci saranno tante cose di cui parlare. Nel prossimo tutorial vi parlerò del Flight Mode Annunciator dell'FMA, parleremo poi del decollo e parleremo anche degli anti-ice, del sistema di anti-ice. Tutorial dopo parleremo dell'avvicinamento e dell'atterraggio, ok? Quindi, grazie di cuore per aver visto questo video, spero che vi sia stato utile. Mi raccomando, se vi va, come al solito, lo sapete che non mi piace chiederlo, ma se volete supportare il mio canale, supportare me e tutto questo progetto, vi chiedo di seguire, mettere mi piace, commentare se avete voglia. Arriveranno tante altre cose, oltretutto se avete bisogno di qualsiasi tipo di aiuto, mi raccomando, entrate su Discord, scrivetemi un commento, oppure quando sono live chiedetemi pure, io sono apertissimo e mi fa molto piacere, anzi mi aiutate a creare il contenuto migliore per tutti, perché magari voi fate una domanda che può interessare ad altre persone e quindi si arriva a regalare un contenuto in più, ed è una cosa interessante. Quindi vi mando un enorme bacione, alla prossima. Ciao, ragazzi.